Buongiorno a tutti amici di Motorvalli, siamo di nuovo in diretta dai box dell'autodromo di Imola, siamo con un grande personaggio, l'ingegner Aldo Costa, una vita in Formula 1, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, in effetti più di un giorno è passato appunto, come esperienza in Formula 1, sono 30 anni che ho fatto appunto in Formula 1 e da un anno e mezzo sono con Dallara, ecco, infatti volevo appunto raccontare un attimo la sua carriera che ha iniziato con Inardi, oggi è ristorante di Inardi Day. Cosa è stata per lei che aveva laureato a esordire nel mondo della Formula 1, che forse segnava il nome Minardi? Io quando sono entrato in Minardi ho toccato la luna con il dito. Io ero appassionato di Formula 1 sin da quando appunto al liceo disegnavo vetture. Saluto, vecchi amici della Ferrari. Ma il bello delle storie di Minardi è sì, dicevo, passare direttamente su una macchina veramente entusiasta. È vero che nel giro di un anno mi sono trovato essere il designer di una macchina, avevo 29 anni, i piloti del 90 erano Pierluigi Martini, Paolo Parita, entrambi ancora 29 anni, per cui è stato veramente vivere il sogno della mia vita. E tra l'altro è tanto in qua anche dei bellissimi risultati, anche se sono partito in prima fila per prendere gli Stati Uniti. Sì, era un team entusiasta, cercavo, ci dava un sacco di libertà, delegava tantissimo e noi facevamo questi progetti con molto coraggio e eravamo riusciti a fare alcune delle cose. Cosa rappresenta essere qui oggi nell'autodromo di Imola, di cui lei fa anche parte del circuito, ma cosa rappresenta essere qui oggi nell'autodromo di Imola? Le storie più rapide, che è proprio l'occasione per riaprire le porte al pubblico. Ma per me è sempre così, arrivare a chiudere un cerchio, però lo dico sempre, ma questo cerchio continua di nuovo a girare, a richiudersi sempre qua a Imola. A Imola ho avuto il piacere di girare oggi con la Dallara, la Dallara XP, che è la nuova Dallara per Track Days. Ho avuto il piacere di girare nel 2018 con la Mercedes Formula 1. Ho avuto il piacere di girare ancora prima con altre vetture storiche Formula 1 e con anche macchine sempre sport, tipo Radical o vetture del genere. Per cui anche da pilota della domenica ho voluto girare con tanta soddisfazione. Abbiamo parlato di Dallara, c'è cioè parlato di un nuovo ruolo in Dallara. La Dallara è forse la più grande azienda al mondo dedicata al motorsport, perché praticamente progetta vetture non solo stradali per i track day, ma per qualunque tipologia di vetture da corsa, giusto? Sì, la Dallara in questo momento è un gruppo formato da 650 persone, la maggioranza sono ingegneri e abbiamo ben 8 fondi di Dallara in tutto il mondo. Alla Indianapolis, alla Super Formula in Giappone, alla Formula 2, alla Formula 3, internazionale, ben 8 formule che sono tutte dall'ARA. Ma non solo questo, siamo coinvolti in progetti esistenti, progetti dell'arte delle vetture sport, facciamo tantissimo lavoro per le grandi case nel campo automotive e dall'inizio di gennaio abbiamo aperto anche una business unit per l'aerospazio e per la ruota. Quindi facciamo pezzi per tanti aeronautiche, sia come progettazione che come realizzazione. Sì, abbiamo avuto questa domanda perché noi raccontiamo la Motorvalle e la Dallara è una delle eccellenze non solo italiane ma proprio della nostra regione, quindi ci fa piacere parlare. Faccio un'ultima domanda, ha detto c'è definito pilota della domenica, sicuramente si diverte molto al volante. Quanto si diverte al volante delle Dallare stradali qui a Imola? Indescrivibile nel senso che appunto questa Dallara XP è una macchina molto piacevole da guidare, 500 cavalli, 880 kg, tantissimo carico aerodinamico, assetto racing, veramente una macchina piacevolissima che non riesco a portare al limite. Attualmente ci vogliono dei piloti professionisti per portarla al limite, ma qualora portata al limite può andare tanto veloce quanto le migliori CT3 da competizione, che è una macchina veramente mi accosto, si diverte solo a guidare adesso o ancora anche a progettare? No, mi diverto anche a progettare, anzi,
però come per questa macchina, progettare e poi provarla, come è successo anche in passato per la Mercedes, è una grandissima soddisfazione. Noi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, è stato un vero piacere, speriamo di vederci presto ancora qui. Grazie a voi, buonasera.